Buongiorno a tutti, eccoci qua. Oggi, anche oggi, siamo un attimino in emergenza perché Telegram fa le bizze, come sapete, da circa 20 giorni, 15 giorni, insomma, funziona e non funziona. Non si è capito bene quello che è la ragione. E oggi è sabato, facciamo una chiacchieratina, un aggiornamento veloce su alcune cose riguardo a loro. Allora, naturalmente saluto tutti. Io nel fuori onda Felice mi chiedeva un aggiornamento sul programma del congresso, no? Congresso che sto cercando di mettere insieme a Lucca. Allora, io sarò a Lucca in Italia dal, diciamo, 12 fino al 28. In questo periodo ovviamente, già che vengo, faccio un po' di ferie, diciamo così. Io sono sempre in ferie, quindi faccio un po', visito la famiglia, queste cose, e però naturalmente non sto con le mani in mano. Allora ho pensato di organizzare un incontro tipo quello che abbiamo fatto a marzo, che è andato tutto sommato abbastanza bene, messo insieme all'ultimo momento così, e il 19, quindi di ottobre, sabato, sto lavorando all'organizzazione di quello che io ho chiamato il primo congresso internazionale sull'oro etico. Quindi sarà un momento di incontro per parlare di oro, per parlare ovviamente di economia, di finanza, in cui sarà un incontro, diciamo, di un accademico, perché nessuno di noi sono accademici, però non è una cosa di vendita, no? Lo sapete poi come imposto le cose. Allora, questo incontro, questa, la sala è la stessa al San Lucas Hotel, Palace Hotel di Lucca, stessa, ci sono 50 posti disponibili. Quindi, ora, ufficialmente posso dire oggi, e poi devo ancora finire alcune cosettine, allora ve lo dico. Funzionerà così: il giorno è dedicato soltanto all'oro, quindi tutte le altre cose, piano B, insomma, servizi per la Tanzania o qualsiasi tipo di, magari, ecco, incontro, una persona voglia anche fare con me, mi fa sempre piacere, no, incontrarci di persona, è tutto rimandato agli altri giorni. Io avevo pensato di dedicare la domenica successiva, il 20, per parlare di queste cose. Purtroppo, almeno in questo momento, la sala è occupata. Allora, o si organizza tutto la settimana successiva, sempre nella stessa sala, quindi grosso modo il programma è un po' lo stesso, va bene, per parlare di tutto il resto, oppure un'alternativa, se vedo che non ci sono, insomma, persone particolarmente interessate, perché a marzo c'era ancora un pochino di emergenza. Ora percepisco, l'altro anno, sul discorso piano B, naturalmente per la Tanzania, siamo in una fase di stallo, no? Ci chiamiamola così. E quindi non so, se ci sono persone interessate, ben volentieri. Se le persone sono tante, magari ci incontriamo in questa sala. Se sono meno, andiamo in un'altra parte. Poi io sono disponibile anche gli altri giorni per un incontro personale, perché sono persone che magari mi hanno già detto: no, se vengo per conoscere te personalmente. Quindi si va a mangiare, ecco, io posso offrirvi quello che volete, si va a pranzo, a cena, quello che volete, però io non ho la macchina e ecco, sono a Lucca, disponibile, non ci sono problemi, però mi muovo con un po' di difficoltà, ecco, preferirei, appunto, poi se ne può sempre parlare, però, ecco, quindi in linea di massima quello che è certo è il discorso del congresso. Funziona così. Allora, sto preparando una locandina, interverrò io, diciamo così, che rappresento Vesta, naturalmente, no? Ecco, perché poi Walter è anche in vacanza, non c'è quella settimana lì. E poi c'è Antonino della Z Metalli, che anche lui avrà molta più visibilità, mi ha dato la sua disponibilità, quindi interverrà anche lui un pochino di più in questi interventi che faccio anche il sabato. E poi, buongiorno Irene, e poi
ci sarà Claudia Brandoni, che rappresenta la Elior, con la quale ho iniziato il discorso di collaborazione, perché bene o male anche loro stoccano in Svizzera. Poi non possono partecipare in questo momento, diciamo, Sandro, il rappresentante della Swiss Gold Safe, però ha dato l'adesione, nel senso che ovviamente anche loro come azienda, sono a Zurigo, va bene, quindi alla locandina ci saranno, insomma, saranno presenti, però naturalmente saranno presentati come azienda, va bene? Ecco, poi il programma è che si inizia verso le 10 la mattina, poi all'una si fa la pausa pranzo, come abbiamo fatto l'altra volta, insomma, una cosa un po' veloce, ora magari vediamo di organizzare uno spuntino, ora quello ci penso, e poi dopo diciamo, si riprendono i lavori nel pomeriggio, quindi la mattina sarà principalmente dedicata agli interventi di Antonino e Claudia Brandoni. E pomeriggio magari parlerò un pochino più io di Avesta, di Switch Pilot, di tutte queste cose qua. Dopodiché, si arriva la sera, si va a cena, se chi vuole rimanere a cena, benissimo, come abbiamo fatto l'altra volta, e poi andiamo a casa. Chi invece vuole venire per incontrarmi per il discorso piano B, Felice, non so se vuoi venire te a parlare di questo, ci può sicuramente vedere. Ripeto, bisogna avere un po' di pazienza. Verso la fine di settembre, siamo già al 7, verso la fine di settembre, prima settimana, sarò in grado di dirvi se ci sono un numero sufficiente di adesioni per fare un altro incontro in una sala, oppure dove ci si può incontrare. Ecco, però bisogna mantenere questa cosa qui un pochino flessibile, perché purtroppo, non essendoci la sala disponibile la domenica, mi hanno un po' fregato. Ecco, questo è il programma. Va bene? Felice, hai domande? No, no, tutto chiaro. Benissimo. Grazie. Come al solito, la cena è facoltativa, se uno vuole rimanere rimane, se vuole entrare rientra. Chi vuole rimanere per dormire bisogna che prenoti prima possibile, perché quello lì è uno degli alberghi in centro più belli di Lucca, quindi bisogna, non belli, insomma, belli nel senso occupato, lavorano molto e anche loro mi hanno detto. Insomma, se qualcuno vuole rimanere, prenoti il prima possibile, perché se no ci sono altre alternative, naturalmente, e quindi, insomma, su questo non ci sono problemi. Però l'incontro, appunto, del 19, io invito tutti, però diciamo che in linea di massima, dipende dalle adesioni, no? In linea di massima dovrebbe essere particolarmente segnalato, ecco, indicato per coloro che magari non sanno niente d'oro, cioè non chi ha già fatto il contratto, chi sa già tutto. È chiaro che se volete venire, venite, non c'è assolutamente problemi, anche perché poi insomma 50 persone, non sono 12 persone, insomma, è sempre una sala abbastanza grande e il mio desiderio è quella comunque, insomma, che ci sia una certa adesione. L'ingresso è gratuito, perché a me mi scoccia, lo sapete, far pagare qualsiasi cosa. Poi spero di dare la buona notizia, ci sto ancora lavorando, Felice, cambiando comunque il discorso, ma è sempre inerente. Mi hanno promesso che la prossima settimana si dovrebbe risolvere il problema fondazione, perché questa qui è una cosa ridicola, ma purtroppo siamo completamente bloccati. Però questo avvocato mi ha detto che dovrebbe, ha trovato la maniera per risolvere. Quindi a quel punto io posso annunciare che tutte le donazioni andranno nella fondazione e sto lavorando anche sulla maniera di creare un introito, no? C'è già un'idea, spero che funzioni, perché non posso io finanziare tutti questi progetti di raccolta rifiuti, differenziata, prendili, raccogli, portali alla scarico, cioè un lavorino tremendo, mi prende tempo e devo pagare tutto io, insomma mi sembra una cosa che non va bene, eh? E quindi devo trovare la maniera, oltre magari le piccole donazioni che ci possono essere, quindi la donazione non sarà più fatta a me come consulenza, ma sarà fatta praticamente alla fondazione, eh? Quindi io lavorerò praticamente per la fondazione cercando di raccogliere
diciamo, almeno un budget che ci permette di fare un progetto al mese, ecco, un progetto ogni 2 mesi. Il mio obiettivo è quello di tenere questa spiaggettina qua, poi quando mi venite a trovare, la vedete, una spiaggettina molto bellina, però molto carina, con isola davanti, eccetera, però è purtroppo qui siamo in Africa. È come una volta da noi, so se ve lo ricordate, negli anni 50-60, quando si buttava tutto in terra, io me lo ricordo, ero piccolino, me lo ricordo. Ecco, ora qui piano piano, anche qua dovranno sicuramente un attimino adeguarsi, ma il governo non è particolarmente interessato, almeno per il momento, a organizzare una cosa fatta in maniera seria, e quindi ricade tutto sui privati che fanno un po' di raccolta così, e quindi i ricchi pagano il servizio, ma i poveri continuano a buttare tutto in terra. È una cosa così. Allora, domande? Benissimo. Allora, quindi lunedì io chiudo la locandina, chiudo tutto il materiale, perché poi lo voglio stampare qua, che mi è più conveniente stamparlo qua, e quando è chiuso, ci saranno anche dei coupon, sto attendendo tutte le varie offerte delle aziende, ci saranno piccoli coupon promozionali, ecco, una volta che ho chiuso quelli, lunedì si chiude tutto, e ovviamente io conto anche un po' su di voi, no? Perché io vi mando queste locandine e poi con questo congresso internazionale sta un pochino anche al passaparola, perché io non essendo in Italia più di questo non posso fare. È chiaro che io cerco di organizzare le cose sempre un pochino al meglio, questo qui in un certo senso organizzazione di queste cose è un po' il mio lavoro, quindi ho un'idea di come farle, però ovviamente ci vuole sempre il passaparola, eh? Allora, benissimo, io ho qui davanti a me 2 o 3 articoletti che vi vorrei leggere. Oggi facciamo una cosa un pochino diversa, poi magari facciamo un discorso magari un attimino più specifico se avete delle domande. Allora, qui davanti a me un articolo che mi ha mandato Diego, che naturalmente ringrazio, del 4 settembre, quindi 3 giorni fa, che dice del Washington Post, che dice la Russia vende petrolio in cambio di oro, il mese settembre. Il paese annuncia piani per utilizzare le entrate inaspettate del petrolio per acquistare grandi quantità di oro. Allora, il ministro delle finanze russo ha annunciato che aumenterà esponenzialmente il suo acquisto di oro a partire da venerdì, quindi ieri. Secondo l'agenzia di stampa russa Interfax, il governo aumenterà i suoi acquisti di oro da 1,12 miliardi di rubli al giorno a 8,2 miliardi di rubli al giorno per il mese successivo. Quindi in teoria poi qui non si capisce se parte venerdì o parte il prossimo mese, ma ha poca importanza. Poi dice la Russia usa il petrolio per comprare oro. Il rapporto afferma che il ministro delle finanze prevede un significativo fatturato di petrolio e gas di 162 miliardi di rubli a settembre, un enorme balzo avanti rispetto ai 10,9 miliardi di rubli generati in agosto. Con quei soldi la Russia prevede di acquistare altro oro. Mentre la guerra in Ucraina infuria, la Banca Centrale Russa è stata un acquirente netto di oro per tutto il 2024, sebbene abbia aggiunto solo circa 4 tonnellate di metallo alle sue riserve. Capitoletto di sotto dice abbracciare l'oro in Russia. Questo ovviamente è una traduzione per dire la Russia abbraccia l'oro, no? Cioè sposa l'oro. All'inizio del 2022, proprio quando è iniziata la guerra con l'Ucraina, ve l'ho detta già anch'io questa notizia, la Russia ha sposato il rublo all'oro e ha creato un nuovo gold standard. La Russia ha spostato la valuta sull'oro per isolare la sua economia dalle transazioni che richiedevano dollari americani. Questo sforzo è nato dal 2013. La Russia è da tempo uno dei principali produttori d'oro. L'anno scorso il paese ha prodotto 321 tonnellate metriche, secondo solo alle 378 della Cina.
Finora la scommessa del leader russo Vladimir Putin sta dando i suoi frutti, poiché l'oro si aggira intorno a $2.500 all'uncia, vicino al suo massimo storico. Questo qui non è molto preciso, perché in effetti 2.500 era comunque la soglia, no? Ora va un pochino su, un pochino giù, un pochino su, un pochino giù. Quindi diciamo che ha raggiunto il suo picco. Poi un'altra notizia che è interessante, che mi ha mandato Diego, è che, aprire il microfono a Giambattista, vediamo un po' se ci riesco, consenti. Giambattista, buongiorno, ciao. Allora, un'altra notizia è di un articolo uscito su Wall Street Journal nel 2022, che è fatto naturalmente, cioè questo fa parte di uno degli articoli che sono scritti dai giornalisti che lavorano un po' per le banche, per capirci, Wall Street, per screditare l'oro, no? Questa è la guerra, la famosa guerra dell'oro, che io, di cui io vi ho parlato nel mio report, sul che potete leggere, lo sapete, sul mio sito menteaperta.net, in cui questo famoso autore, diciamo banchiere svizzero, Lips, spiega che a un certo punto, con la creazione della Federal Reserve, ovviamente l'oro andò piano piano a ricoprire un ruolo molto 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 marginale degli asset delle persone. Questo anche per diverse ragioni, ovviamente, ma soprattutto, infatti, noi in particolare in Italia siamo una delle nazioni che in percentuale rispetto al resto del mondo deteniamo meno oro, siamo quelli che investiamo meno di tutti nell'oro. E questo è un articolo che facciamo un salto avanti fino a oggi, e lo stesso l'articolo discredita completamente, in maniera ovviamente scorretta, molto scorretta, perché fa un'analisi molto parziale, è chiaro, e non generale della cosa, perché l'oro ha fatto quasi 6 volte negli ultimi 22-25 anni, quindi potete immaginare. Ecco, però anche questo è un esempio di come si fa giornalismo, perché uno dei problemi più grossi che io vedo, e purtroppo mi dispiace dirlo, sono i giornalisti. Perché i giornalisti, quelli lì famosi che si vedono sempre in televisione, sono purtroppo tutti i giornalisti che o sono iniziati, capirci, quindi rendono conto comunque all'elite, comunque sia, o comunque fanno parte appunto di organizzazioni anche tante volte di istituzioni come il Council of Foreign Relations, tutte queste belle organizzazioni qui che si vantano tanto di fare le cose e che sono praticamente poi dietro i governi, no? Perché più volte la politica americana, anche la stessa Clinton o gli stessi politici dicono: ma noi quando abbiamo un problema si risolve chiedendo al Council of Foreign Relations, sono i nostri consulenti, e loro ci dicono quello che si deve fare e poi noi magari ci facciamo la legge. E funziona proprio così, te lo dico in una maniera. Poi un'altra notizia che magari apparentemente è poco inerente a loro, che però ve la voglio dare perché è molto significativa, ma è stata segnalata da un altro amico, è un progetto che si chiama EUVABECO, iniziato nel 2022. Dice: la crisi del Covid-19 ha rimodellato le strategie di vaccinazione globali, portando al rapido sviluppo di pratiche innovative. Il progetto EUVABECO, finanziato dal programma della Commissione Europea, tutte queste sigle, mira a dotare gli Stati membri dell'Unione Europea di piani di attuazione convalidati da queste pratiche, adattandosi a contesti diversi per consentire l'implementazione dei viaggi interni alla comunità europea. Questa si chiamerà carta vaccinale digitale portatile, la cui sigla è EVC. Ecco, inutile che vi dica che questa EVC
questa EVC è quella lì, quella cosa lì collegata al CTZ. Ora, io ho scritto a questo progetto, come c'era, attraverso il contatto, no? E ho chiesto se sta facendo una ricerca, dico, ho chiesto se possono dirmi qualcosa in relazione ai requisiti, no? Per ottenerla. Perché? Perché già precedentemente, in passato, ve l'ho detto, ce l'ho qui davanti a me, ho scoperto che la Russia è già molto avanti sul QR. Cioè, la Russia, per quello che ho visto io, sono già molto avanti, nel senso che loro c'è la possibilità di ottenere già questa cosa qui e di aderire a questo progetto in Russia attraverso volontariamente, attraverso una procedura. Ora la sto traducendo, è in russo. Questi bischeri hanno, cioè bischeri, li devo ringraziare perché almeno loro te ne dicono le informazioni, che sugli altri siti in America non ho trovato nulla riguardo agli obblighi, no? Gli obblighi, perché io sostengo, lo sapete da tempo, che col CTZ, che la vaccinazione Covid sarà obbligatoria. Non pensate che se la scordino, ma no. Anzi, sarà obbligatoria e succederà che se la prossima pandemia, quella vera sulla quale stanno lavorando, se uno magari non ci pensa lì per lì e deve fare la nuova e vedono che non ha ancora fatto la vecchia, li deve fare tutte e due. Io vorrei farvi riflettere, perché non è mica che loro se lo scordano, loro la memoria ce l'hanno buona. Siamo noi che abbiamo una cattiva memoria, ma loro la memoria sanno bene quello che devono fare. Beh, detto questo, ora una notizia che poi sulla quale ritornerò, perché non la conoscevo questo progetto, è un progetto recente del 2022. Bene, domande? Allora, chiudiamo qua. Allora, facciamo un aggiornamento velocissimo sulla nostra situazione, no? Dunque, io sto lavorando, direi anche piuttosto bene, con Walter Manca per diciamo correggere alcune cosettine, o questo accordo con Ovesta, per cui sto insomma lavorando per perfezionare tutto il discorso del marketing, e quindi in questo caso diciamo così è estremamente faticoso fare questa cosa qui, però sto rivedendo i due contratti di base. Benissimo, almeno saranno contratti che posso veicolare senza particolari difficoltà, cioè saranno un pochino più chiari rispetto a quello che erano prima. Ringrazio Walter perché è molto disponibile in questa cosa, senza di lui sarebbe molto difficile poter fare qualcosa. Poi, il discorso del switch pilot dell'argento, come avete visto, l'oro si è comunque sia apprezzato rispetto all'argento, ma noi dobbiamo stare tranquilli, non c'è nessun tipo di fretta, sia che si abbia oro, sia che si abbia argento, sia che si abbia appunto attivato il switch pilot o meno. Per coloro che hanno argento, in particolare, perché coloro che hanno oro non hanno nessun tipo di problema, per fortuna siamo riusciti, credo, a fare un lavoro piuttosto buono, perché diciamo che almeno il primo ciclo si è attivato per tutti coloro che hanno deciso di attivare il switch pilot, hanno puntando sull'oro, e sono adesso in fase di attesa, no? Abbiamo attivato il primo ciclo, cioè l'oro in deposito è stato convertito in argento, e adesso bisogna attendere che la ratio, questa famosa ratio che è il rapporto tra oro e argento, cali. Io speravo che calasse e invece ha ricominciato a salire, ma non ci dobbiamo preoccupare perché, come vedete, ci sono dei cicli e ricicli anche abbastanza veloci, quindi così come sale domani può anche ricadere. Ecco, parametri
sono tutti positivi sull'argento, tutti dicono che è sotto prezzo, quindi dobbiamo soltanto essere pazienti ed essere consapevoli che un ciclo completo dura circa un anno. Quindi è inutile, si sono attivati un mese fa, due mesi fa, e il primo ciclo, non possiamo pensare che si risolva tutto, dobbiamo avere pazienza. L'importante, la cosa molto importante, è che i cicli che si sono chiusi adesso, si sono chiusi tre cicli sull'argento, hanno tutti creato extra grammatura, una extra grammatura importante di oltre 5 grammi. Ecco, ora, detto questo, ripeto, bisogna stare calmi, tranquilli, non agitarsi e essere consapevoli che ci vuole un tempo abbastanza lungo per ottenere una cosa, questa extra grammatura. Questa extra grammatura, attenzione, non ha niente a che fare con quello che noi possiamo chiamare trading, perché trading è un termine tipico di borsa. Chiunque compra e vende in borsa fa trading, è un termine di borsa. Ecco, qui è un termine che si potrebbe anche usare, ma è altamente improprio, perché sì, c'è una compravendita, ma non ha niente a che fare con la borsa, è soltanto una compravendita tra oro e argento. Ecco, questa è una cosa molto importante. Nel momento in cui questa cosa qui partirà, naturalmente darà un certo plus, un certo, si chiama, vantaggio competitivo, no, all'azienda tedesca rispetto a un acquisto di altro tipo, perché è logico, sono stati i primi al mondo a inserirlo, anche se l'hanno inserito, ve lo dico in maniera molto onesta, nella maniera, dal punto di vista del marketing, sbagliata, perché evidentemente in Germania il marketing, anche lì e in Europa, lo sapete, si conosce poco, soprattutto il marketing strategico, e quindi bisogna avere pazienza. Spero che in futuro mi ascoltino un po' di più, almeno sì. Soprattutto si accontenta di più il cliente, perché non è solo un discorso di soldi, no? È un discorso che quando apri un rapporto di fiducia con una persona che ti deve magari poi dare tanti soldi, devi avere una certa linearità. Ecco, devi avere dei punti di forza, ma soprattutto devi lavorare sui punti di debolezza che hanno tutte le aziende. E invece le aziende tante volte non ci lavorano. Perché non ci lavorano? Perché quando uno vende un prodotto, un servizio, la mentalità che abbiamo un pochino, insomma, non in Italia ma anche in Europa, è quella che il nostro prodotto, il nostro servizio è il migliore del mondo. Cioè mica si fa un feedback per capire la soddisfazione del cliente, le problematiche, che no, ce ne frega assolutamente nulla. Noi abbiamo il miglior prodotto al mondo e sono i clienti che non capiscono la qualità del nostro lavoro. Ecco, questa è un po' una cosa esagerata che vi dico, ma è così. Invece il marketing strategico presuppone esattamente una filosofia opposta a quella che vi ho appena detto, completamente opposta. Cioè l'azienda deve essere assolutamente critica e lavorare internamente sui punti di debolezza per migliorarli, è chiaro. Ma uno deve pensare che io posso dire che anche Ovest è un'azienda di grande potenzialità. Per esempio, io sono stato anche fortunato, perché è quella poi che mi soddisfa di più per le mie esigenze, è quella che soddisfa di più le esigenze magari di coloro che verranno qua, perché funziona come una banca, mi soddisfa perché non è collegata al circuito bancario, mi soddisfa perché stocca a Zurigo in Svizzera presso i Brinks, e chi mi conosce sa perché è importante, importantissima questa cosa qui, che mi soddisfa in tante maniere, però anche loro hanno i loro difettucci. Ora, parlando domande, no, vi voglio dire un'altra cosa adesso. Parlando con una cliente, ho fatto un bel investimento, è una signora che abita in Paraguay, dico il nome, la signora ebraica che mi segue da tempo, che abita in Paraguay, va bene, un costino, che tanto io gli ebrei li conosco bene, sono un po' tutti fatti così, glielo ho detto anche a lei, non c'è problema. Dico, sono proprio testardi, loro vogliono le cose subito, guarda, gli ho mandato tutta la documentazione, leggitela e poi se c'è qualche cosa, no, non la leggono e poi mi rifanno le domande che sono già spiegate nei documenti, ce l'ho qui davanti a me, 5 o 6 documenti per spiegarvi tutto.
fatti io queste cose qui, non sono mica di io queste, infatti io. Perché a me piace la chiarezza. Allora, amici, ho trovato un'azienda e in questo caso posso anche dirvi il nome, perché vi dico le cose come sono. La Gold Avenue, che io conosco piuttosto bene, perché sono anche membro, in un certo senso. Non ho comprato niente, ma ho aperto l'account con loro, perché mi interessava come azienda, che mi fa il 6% di sconto sull'argento, perché lei vorrebbe comprare argento. E io gli ho spiegato qual è il problema. Gli ho detto, vedi, in un'intervista fatta 2 anni fa, giustamente il CEO dell'azienda tedesca, dottor Holz, diceva, ci ha detto di stare molto attenti a coloro, ad anche i metalli, che vendono oro, ti dicono che te lo stoccano, però non usano la proprietà frazionaria. La proprietà frazionaria è quel codice che ti viene assegnato quando compri un pezzettino di lingottino presso l'azienda tedesca. È chiaro, quello certifica, da un lato, l'esistenza reale di quello che noi si compra. Dall'altro abbiamo il riscontro dei depositi certificati della Brinks, e quindi loro esiste. Non c'è verso di falsificare documenti in due grandi aziende così. È impossibile, no? Beh, lui ha fatto notare questa cosa qui, che è fondamentale, perché aziende come la Gold Avenue o la Pump, queste qui, vanno bene, ascoltate bene, vanno bene se uno vuol comprare dei lingottini o delle monetine. Benissimo. Allora quello potete fare però anche con la Z Metalli. È forse anche più conveniente, perché la Z Metalli adesso è uscita con una nuova linea di prodotti e adesso, oltre a loro, gestiranno anche l'argento e forse anche il platino e il palladio in futuro, quindi stanno andando avanti molto bene. E andate a Valenza e avete anche un prezzo migliore. Che loro ora, per quello, parentesi, per quello che ho visto io, il confronto che ho fatto io, loro sono l'azienda che ha i prezzi migliori sul mercato in questo momento, la Z Metalli di Valenza. Volete il telefono e anche sul mio report mi contattate. Io in questo servizio in particolare non ci guadagno nulla, lo dico chiaro, però siccome ci sono persone che vogliono comprare lingottini, è inutile andarla a comprare in Svizzera, cioè ovviamente lo paghi di più. Ma ritorniamo alla Gold Avenue. Quindi, se uno deve comprare un lingottino, dei piccoli lingottini, dovete comprarli oro fisico. Dovete andare lì e comprarli voi, con la ricevuta, la fattura, con tutto. Invece, dovete stare molto attenti, e non vi suggerisco di farlo, quando vi dicono che ve lo stoccano. O peggio ancora, non è il caso della Gold Avenue, è il caso di altre aziende, sulle quali sto comunque investigando, altre aziende che vi dicono, ah, ce lo dai a noi e noi ti si dà il 10% all'anno di interesse. Non c'è assolutamente nessun tipo di speculazione sull'oro. Non esiste, non fa parte della filosofia dell'acquisto dell'oro avere degli interessi. Ecco. Io vi dico queste cose, non ve le dice nessuno, ve le dico io. State attenti, quindi non è che io voglio parlare male. Il problema è che questa azienda qui non usa il sistema di proprietà frazionata o frazionaria di cui vi parlavo prima. Quindi benissimo, se dovete comprare delle monetine, lo trovate conveniente, oppure lingottini, quello che volete. Però a quel punto dovete guardare i prezzi, perché i prezzi sono molto più convenienti alla Z Metalli. Come vedete, io vi dico le cose come sono, non ho nessun interesse a dire che ho scelto di lavorare in questa maniera qui. Ecco, quindi ritornando a quello che gli ho detto, ho spiegato, no, questo discorso alla cliente, le ho detto, vedi, quello che ti conviene fare è questa operazione qui. Te compri oro, tutti voi d'ora in poi comprerete oro, tutti, per quello che riguarda me, con l'azienda tedesca. Dopodiché, a seconda delle situazioni di mercato, se volete comprare argento, si compra argento quando il prezzo è basso. E allora si punta sull'argento,
e può andare bene, ma io come prima scelta terrei l'oro, ve lo dico subito. Ecco, poi la signora ha fatto un certo tipo di investimento, ha altri soldi da investire, benissimo, faccio quella. Però conviene farlo attraverso il sito, perché lo spread sull'argento, volevo arrivare a dirvi questo, è superiore rispetto a quello dell'oro. Quindi si compra col 10,9% di spread, che è ottimo, ottimo. Con la XL, con la L c'è un pochino più, intorno al 13 naturalmente, ma la XL è un prezzo ottimo. Dopodiché lo si vende all'interno dell'azienda e si compra argento. Su questo passaggio qui Auvesta non guadagna praticamente niente. Guarda, ho fatto il calcolo, c'è una fee ridicola dello 0,4%, 0,04%, che corrisponde all'1%, una cosa ridicola. Quindi conviene fare questa operazione piuttosto che comprarla direttamente. Bene? Ecco, poi non parliamo mai di platino e palladio. Palladio è ancora, credo, in grosse difficoltà, perché adesso le marmitte catalitiche non le fanno più con questa trappola dell'elettrico, che anche quello sarà una grande trappola, perché poi le macchine e lo smaltimento costa di più che con le macchine normali, no? Questo ce l'ha detto il presidente della Toyota, eh? Non lo dico io così, perché tutte le cose che vi dico sono cose che poi hanno una fonte, diciamo così. E vabbè, e quindi c'è questa situazione. Però magari il platino potrebbe sicuramente essere un'alternativa valida. Qual è il problema? È che in questo caso la ratio è tra oro e argento, quindi tutti gli altri metalli si possono comprare, ma sono fuori dal discorso del valorizzatore, che il Switch Pilot, io l'ho risoprannominato software di valorizzazione del metallo, no? Che si capisce un pochettino di più. Ecco, avete per caso domande? Buongiorno, c'è Eli e Riccardo, non so se mi conoscete, probabilmente no. Se avete domande sull'oro in genere, oggi spara d'oro, no? Questi interventi, prego, fatemeli pure. Nessuna domanda? Ora è chiaro che se la Russia e poi anche le altre nazioni ricominciano a comprare oro, risalendo all'articolo che si è letto, e il prezzo andrà ancora su, non c'è niente da fare. Cioè, no, a noi va bene, benissimo, siamo una volta di ferro. Ecco, però anche sono molte persone che noto che sono ancora lì indecise, e magari, ecco, compratelo dove volete l'oro, ma va comprato. È inutile che adesso mi veniate a dire che è troppo caro. È troppo caro rispetto a cosa, prima di tutto? Io ho 4 anni che dico compra oro, quando ho iniziato io era 48, era 46, 48 4 anni fa. Andate a controllare adesso quanto è, 72 in euro, 72, 73. Non c'è nessun altro investimento che potete fare in questo momento. Punto. A meno che uno non voglia rischiare, ora vi dico una cosa, non voglia rischiare di comprare Bitcoin o monete digitali. State attenti, vi racconto questo. Mi chiama una persona e mi dice, guarda, io voglio fare un certo tipo dall'Italia, voglio fare un certo tipo di investimento in Bitcoin. Dico, guarda che io non sono un esperto di Bitcoin. Cioè, vabbè, capisco, ma se me li trovi io ne compro anche un certo quantitativo, una cifra che è abbastanza importante. Quindi io mi attivo, no? Cerco, brigo, chiamo di qui, destra, su. Insomma, alla fine non ho capito nulla di come si comprano i Bitcoin. Cioè, io non voglio mica dire che magari uno non debba anche investire in Bitcoin, ma per esperienza, un po' di logica, vi dico,
ma quando l'accesso è così difficile, e qualche dubbio ci dovrebbe venire, no? Poi, perché se è così difficile comprarlo, sarà altrettanto difficile venderlo. Cioè, io non capisco, ma com'è possibile che si faccia tutto questo? E la stessa cosa sulle monete digitali, un po' più, un pochino più, un pochino meno. Ora meno, perché essendocene tante, uno se va online e le compra. Però bisogna stare un po' attenti a queste cose qui, perché a me mi sembrano delle grandi trappole. Non è possibile. Loro hanno comprato da tutte le parti, lo vendete in qualsiasi momento da tutte le parti. Devi stare attenti, perché queste aziende qui, vi ricordo, se, qualora molto importante, ci sono tre cose fondamentali per l'acquisto dell'oro. Primo, il costo dell'oro, a grammo, è evidente. Secondo, stoccaggio, che deve essere, soprattutto per certi quantitativi, fatto, per quello che mi riguarda, assolutamente in Svizzera. Svizzera italiana, francese, tedesca, andate dove volete, io lavoro con questa azienda qui vicino a Zurigo, e lì, basta. Svizzera, ripeto, dove volete, ma in Svizzera. Terzo, obbligo di riacquisto, perché tutte queste aziende qui hanno l'obbligo, te lo vendono, ma hanno anche l'obbligo del riacquisto, per cui te non devi poi svenderlo al compraoro, perché quello te lo paga nulla, quindi lo riprendi con la fattura e lo riporti all'azienda metallica, e lui te lo paga, mi sembra, col 2-3% di sconto sul fixing di Londra, che è comunque un ottimo prezzo, perché se nel frattempo si è apprezzato, te praticamente ci hai sempre fatto guadagno, chiaro, no? Quindi questa è una caratteristica importante, ma nel momento in cui io non ho capito, se c'è qualcuno qui presente che è un po' esperto, che conosce qualcuno, mi può spiegare come si comprano i bitcoin, perché non l'ho ancora capito. È 15 giorni che sto lavorando un po' più o meno su questa cosa, mi dicono sì, ma devi fare così, così, però poi non ho capito nulla di quello che si deve fare. Possibile che sia così complicata? Ecco, questa cosa a me mi dà un po' fastidio e rafforza quello che vi ho sempre detto sul Bitcoin. Perché quando una cosa funziona, è chiara, è semplice, l'accesso è facile, non può essere così complicato. Questa cosa della complicazione è quello che fa salire il prezzo, no? Perché ti dicono che c'è un numero fisso, ma poi tanto uno può comprare. E poi dopo non potrai nemmeno venderlo. Io ve lo dico, perché pigiano un tasto e sparisce tutto, o quasi tutto. Le banche centrali dicono che d'ora in poi non accettano più Bitcoin, e Bitcoin cade subito il 50%. È semplice. Controllano, l'avete visto con questo articolo che vi ho letto sul Wall Street Journal, controllano tutti i canali finanziari, i media finanziari. Se decidono di buttarlo giù, lo buttano al 10%, non ci impiegano niente a farlo. Se non lo fanno, è perché anche loro ci hanno investito, quello che ci, diciamo, salva la cosa. Ma non si sa che cosa potrebbe succedere in futuro, perché in futuro, se Bitcoin risulterà un competitore molto valido delle monete digitali centralizzate, perché consideriamo che le monete sono già digitalizzate, ora non sono digitalizzate e centralizzate, l'unica cosa che cambierà è quella che le banche centrali dei vari stati diventeranno come la banca russa di una volta, una banca sola, spariranno tutte le banche. Questa sarà la grande innovazione, la grande rivoluzione, perché la tecnica per velocizzare le transazioni oggi ce l'hanno già. Io quando vendo un po' d'oro da Oeste, il giorno dopo c'ho i soldi sul conto, ma lo possono fare in tempo reale già adesso, non c'è nessuna ragione per decentralizzare la creazione della moneta, e tanto è sempre digitale. Qual è il grande vantaggio? Il professor Berne ce l'ha ricordato diverse volte, lui lo conosce bene, me l'ha segnalato lui, è una persona sicuramente in gamba, anche se ogni tanto fa delle uscite che magari uno dice, qui poteva fare essere un pochino più preciso. Per esempio, lui non dice mai che i soldi così come sono creati oggi
non sono di proprietà nostra, sono di proprietà della banca. Secondo lui sono nostri, no? Quando fa ogni tanto gli interventi, no, dovrebbe precisare anche questa cosa qui. Io non lo so come mai ogni tanto dà queste informazioni che non sono completamente, almeno non quello che posso sapere lui. Lui è un professore universitario, sicuramente è una persona molto molto quotata, sicuramente ne sa più di me. E vabbè, lasciamo perdere questo discorso qua. Ecco, quindi dovete sempre stare attenti ai fondamentali quando si comprano le cose. Quando vi trovate davanti a una cosa che è troppo difficile, vi dovete chiedere perché è così difficile. Ma la risposta non può essere difficile perché ce ne sono pochi. Che cazzo di risposta è questa? Che è una barriera d'accesso, ma è una moneta digitale che si deve poi anche utilizzare, mi dicono, per comprare e vendere delle cose. Ma se non lo trovi, cosa cazzo lo compri e vendi? Se è così difficile a trovarla. Io capisco come può funzionare questo affare. Se c'è qualcuno che me lo spiega, mi fa un piacere. Massimo. Prego, dimmi. Penso che se ci sono degli exchange tipo Binance, non so se hai mai sentito parlare di Binance. Se vai su Binance, sì, puoi comprarlo. Con la carta di credito lo compri. Va bene, benissimo. E dopo, però, da quel poco che so, devi poi valutare se tenerlo sull'exchange oppure se metterlo su un... adesso mi sfugge la parola, ma un portamonete digitale, no? Un wallet. E poi ci sono diversi tipi di wallet online oppure offline, lì uno va. Allora, devi tenere le chiavi, eccetera. Sì, no? Sì, questa qui c'è tutti i codici, devi tenere i codici. Ricordatevi che io ve lo dico adesso, ve l'ho già detto in passato. Sono assolutamente contrario ai wallet digitali, per ovvie ragioni, no? Perché perché mi piace l'oro a me? Perché non sei concreta. Se devo investire i soldi in una cosa che è digitale ed è, non so neanche dov'è, siamo impazziti. Io non so la gente come fa a ragionare in questa maniera qui. Cioè, questa è pura follia. Affidare i soldi, no? Cioè, qui io faccio, da un lato con questa azienda faccio la grande magia, cioè di trasformare soldi che non sono nostri in un asset che bene o male c'ha il nostro nome e cognome. Poi si può discutere che cosa vale il nostro nome e cognome, se è vero, se non è vero, se c'è il copyright, se non è il copyright. Questa, lasciamo perdere questo discorso. Facciamo finta che, no? Sia un asset che corrisponde, un patrimonio che corrisponde a Massimo Guerrieri o a chi lo compra. Ma poi se io devo mettere l'equivalente di 20, 30, 50, 100, quello che volete, per comprare un bitcoin che non so neanche io, bitcoin, e poi stoccarlo in un wallet che io non so neanche chi è, che non è, dove da chi è gestito, a chi fa capo, se a Hong Kong, se ma c'è una follia pura, secondo me. Io non lo so, un ragazzo giovane magari ci può anche credere a queste cose qui, ma io personalmente sono... Dimmi. Max. Prego. Allora, ti volevo... Ciao, buongiorno. Allora, non so se mi senti perché ho la linea un po' ballerina. Sì, niente, ti volevo dire comunque che è possibile comprarli e detenerli anche non affidandosi a exchange, cioè a enti terzi, per cui è tutta una cosa che fai tu. Ora, su tanti aspetti io sono d'accordo con quello che tu stai dicendo, lo sai, perché è abbastanza evidente anche da quello che scrivo nei gruppi, eccetera, eccetera. Però è possibile. Il punto è che tu hai detto, è così complicato? Sì, abbastanza.
Cioè, comunque c'è da studiarci, c'è da fare un corso, da studiare, perché non è assolutamente, e c'è da imparare tantissimo, per cui è complicato. Però le possibilità ce ne sono molte e il portafoglio puoi averlo anche tu o tu personale che ti crei tu in autonomia. Sì, ho Non per capito, Irene. forza devi. Scusami, Irene, spiegami bene questa affare qui. Che vuol dire che lo creo io? Poi dov'è questi soldi? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Cioè, che lo creo io? Sì, sono digitalmente nel tuo portafoglio digitale. Sì, ho capito, ma saranno da qualche parte, no? Cioè, come l'iCloud, no? Sai come funziona nell'iPhone No, l'iCloud? no, no, non è cloud, non è la nuvolina che sono proprio fisici. Ora, non essendo un'informatica e studiando, quindi sono anch'io in fase di studio, non ti posso rispondere in maniera perché correrei il rischio di dire inesattezze e non voglio farlo. Però ti dico, non è assolutamente in cloud, anzi non vanno assolutamente tenuti nell'aria, per così dire. Ma è proprio un portafoglio fisico informatico che tu hai sul tuo PC, sulla tua chiavetta, poi dipende dove decidi di tenerlo. Capito? Sì, Però ecco. però è un controsenso di termini, perché non può essere una cosa digitale fisica, Irene. Ti dicono che è fisica, ci avrà un codice, ci avrà una chiavetta, ci avrà quello, ma è sempre digitale. Ti si rompe la chiavetta, la perdi, cioè, è così, no? Lo sai meglio di me. Cioè, loro presumono che tu debba assolutamente tenere i codici, no? So questa cosa qui che mi ha abbastanza sorpreso. E se li perdi, hai perso tutto. Già questa cosa qui Sì. è non ti voglio dire satanica, non te lo voglio dire satanica, però è molto discutibile perché io devo comunque sempre avere la possibilità, attraverso una procedura pur complessa che sia, di poter accedere a quello che ho perso. Cioè, mi sembra una cosa, io non so, ragazzi, come potete pensare. Ma pensate che una cosa così complicata possa veramente migliorarvi la vita? Io infatti sono assolutamente d'accordo con te su tantissimi aspetti relativamente a questa cosa. Ci sono tante cose che non tornano. Quindi mi taccio, volevo solamente dire questo, insomma, che non è Ti necessario ringrazio, fare ti ringrazio, change. Di ti ringrazio. niente. No, io ve lo dico per farvi riflettere, poi uno fa quello che vuole. Però io vengo da New York, sono di Lucca, vengo da New York dove ci ho passato 20 anni e credo di aver capito come funziona bene Wall Street e come funziona bene alcune cose. Sono l'unico in Italia che vi dice queste cose, perché gli altri vi dicono per sentito dire. Io ve le dico perché ci ho vissuto. E di fronte a certe cose si dice in America, I'm not gonna buy, cioè non me la vendi. A me non me la vendi, cioè mi puoi dire tutto quello che ti pare, ma a me non me la vendi. E dovete stare più attenti. Tutti questi ragazzi anche in rete, Irene, che te partecipi, ogni tanto fate dei discorsi, scrivete delle cose che non hanno senso. Scusami, abbi pazienza, non ce l'ho, so che sei sempre molto costruttiva, positiva, eccetera, eccetera. Sai meglio di me che ci sono dei soggetti che sparano lì delle cose che magari hanno letto su un sito di uno pagato chissà da che è venuto fuori con una notizia del giorno. E poi magari è l'ennesima bufala. Dovete stare attenti a queste cose qui. La maggior parte delle informazioni sono soltanto manipolazione e intrattenimento, non c'è niente di vero. Io so, però se lo volete, se ci volete pensare, pensateci, se no andate avanti a studiare questa roba qui e poi fra 10-15 anni se ne riparla. A parte io spero già di essere morto. Cioè, ecco, non andate da nessuna parte con queste cose qui. Dovete essere molto più pratici, molto più concreti, molto più in focus. Già che c'è da studiare un sacco per che cosa? Ma perché non studiate, leggete la trilogia? Imparerete sicuramente molto di più dal punto di vista pratico. Che studiare queste cose qui che sono soltanto corsi che vi vendono per complicarvi la vita. Perché naturalmente, Rene, scusami, il corso che fai avrà un costo, no? Mica te lo fanno gratis. O te lo fanno gratis, come faccio io.
Benissimo. Avete altre domande? Siamo in chiusura. Scusate se mi accendo un po', ma io vedo le cose avanti nella mia testa e molte persone purtroppo non le vedono. Questa è l'esperienza, serve a qualcosa, no? Via, andiamo avanti. Per tornare sull'oro, volevo dire che ultimamente sono parecchi che parlano di un ipotetico livello futuro dell'oro a $10,000. L'altro giorno c'era un video di Peter Schiff che prevedeva questa possibilità. Sì, io sono sempre molto più cauto nelle cose, però in un certo senso non mi voglio sbilanciare più di tanto. L'unica cosa che ti posso dire è che è molto probabile, non mi meraviglierei se sforasse $100,000 di qui a 2 anni, perché il prossimo anno sarà un anno, nel 2026, non quest'anno ovviamente, guarda, alla fine, o nel 2025, ma nel 2026, se nel 2025 succede quello che dovrebbe succedere, vedo l'oro molto vicino, se non addirittura oltre $100,000 al chilo. Io parlo di dollari, però insomma, grosso modo, questo sì. Il resto mi sembrano un po' bufale, nel senso che è inutile arrivare a dire queste cose lì, cioè, mi sembrano, notizie che si fanno proprio per stimolare il click, sai? Ti metto la notizia, così te ci clicchi, quello fa soldi. Siccome so come funziona la comunicazione, io se posso da queste informazioni qui, poi magari ci sto anche un po', mi devo documentare, lo conosco, no? Quello lì, Shift, eccetera, però va bene. Anche Werner ha parlato di questa cosa qui. Esatto, c'è un articolo che ha scritto tipo un mese fa sul suo Substack. Sulla mia scrivania. Poi, quando l'ho incontrato in luglio, purtroppo non ho avuto molto tempo di parlarci direttamente, però mi ha confermato che non può dare un timing, quindi può essere... Non è una cosa che può accadere nell'immediato, non può essere che ci vogliono degli anni, no, prima di arrivare a quel livello. Però anche secondo lui può arrivare a quel livello. Io invece un timing ve lo do, come ve l'ho detto 4 anni fa, dicendovi che avrebbe superato i 70, 4 anni fa, se dici oltre 70, va bene? L'ha fatto. E io adesso vi dico, se il trend continua, la situazione continua, questo benedetto, la grande opera, no? Quella che si chiama la grande opera, che abbiamo anche la fortuna, ma anche la sfortuna, ma anche la fortuna di viverla, questo grande cambiamento, voi soprattutto che siete giovani, lo vedrete sicuramente quasi tutto, nel bene e nel male. Io prevedo a fine 2026 una valutazione vicina ai $100,000 al chilo. Quindi è un ottimo investimento, perché farebbe un altro 25-30% rispetto a quello che è adesso. Non c'è nessun altro sistema finanziario lecito che ti può garantire un investimento del genere. Benissimo, altre domande? Se no chiudiamo qua, oggi abbiamo fatto già un buon intervento nell'insieme, credo. E chiudiamo qua e ricordo gli appuntamenti lunedì con Flavio. Sì, con Flavio l'appuntamento lunedì. Abbiamo chiuso il ciclo dedicato, e io ritengo molto interessante per quello che mi riguarda, che sarebbe poi anche da continuare, magari chissà un giorno lo riprendo, sulla creazione e l'invenzione del cristianesimo e il culto romano. Ho scoperto anch'io delle cose molto interessanti, ne parlavamo nel fuori onda con Duilio. E posso dirvi che dal punto di vista simbolico, per fare una sintesi, no? Dal punto di vista simbolico, posso dirvi con il 99,9% di sicurezza che tutte le religioni derivano da culti pagani, su questo non c'è ombra di dubbio, e anche lo stesso cristianesimo, chiamiamolo così, creazione cristianesimo, è dal punto di vista simbolico è ancora un culto pagano, perché i simboli
che utilizza il cristianesimo sono simboli pagani. Quindi non si può pensare di creare una cosa nuova se il motore è sempre quello. Una macchina si può cambiare la scocca, ma se il motore, l'interno e tutto sono quelli, è inutile che tu la chiami, è quella. Ecco, quindi questa è una cosa che non vi ha mai detto nessuno, ma la dico io. Dal punto di vista simbolico, la Chiesa di Roma, cattolica cristiana di Roma, è il restyling del culto romano, di quello che Franco Collins ha chiamato culto romano. Niente a che fare con la Bibbia, meno che mai con i Vangeli. Tutta un'altra storia. Quindi io sono molto contento per quello che mi riguarda. Sono tre puntatine che potete andare ad ascoltare sia sui canali di Flavio, La Rana Libera, Fuga dal Pentolone, La Rana Libera, succede di sicuro, oppure su Rambo. Questi qui adesso li carico su Rambo. Il prossimo lunedì, adesso vedo, ci sono un paio di argomenti, cambiamo un po' la storia, può darsi che parli di una cosa un po' particolare, del libro, della trilogia, in questo caso della trilogia, perché non c'ho tempo, sto occupato, ho tante cose da fare, domani vado a Zaldi, poi ritorno lì, non c'ho tempo di mettere in sé, però sarà comunque una cosa, credo, molto interessante. Va bene? Poi mercoledì ci sarà Destinazione Tanzania, spero prima o poi di risolvere questo benedetto problema con la fondazione, e poi ci ritorneremo sabato. Il prossimo sabato posso dirvi che ci sarà l'intervento, prossimo sabato, ve lo dico subito, finalmente, di, vediamo un po', allora oggi è mercoledì, se è il sabato, ecco, il prossimo sabato, cioè è il 12, no, è accidenti, scusate, mi sono ottobre, accidenti, ecco, arriviamo un pochino, prossimo sabato, settembre, eccoci qua, sabato, ecco, interverrà il signor Antonino, ovviamente a nome della Zeta Metalli. Le ho chiesto di fare anche una storia, che lui ha una grossa esperienza con le miniere, quindi sarà una puntata molto interessante, spero che poi continui anche lui e poi, insomma, no, successivamente a partecipare, perché io faccio tutto da solo, perché Walter non c'è più, dobbiamo trovare delle persone anche che portino le proprie testimonianze. Quindi anche voi, se conoscete magari qualcuno che ha un'esperienza nell'oro e magari lavora per un'azienda che io non conosco, ma io ci faccio una chiacchierata, se una persona è seria, gli do tutto lo spazio che vuole, non c'è nessun problema, ok? Benissimo, allora io, altre domande o commenti in chiusura? Lo chiudiamo qua oggi. Benissimo, buon fine settimana a tutti, grazie, alla prossima, ciao. Grazie altrettanto. Ciao ciao.